Dal 2011 Casa Fiorinda, bene sottratto alla criminalità organizzata, è stato dedicato dal Comune alle donne vittime di violenza, un luogo di accoglienza e solidarietà che con il progetto Abitare si propone di offrire soluzioni abitative temporanee e protette in favore delle donne e dei loro figli. Questo è un fiore all'occhiello del Comune di Napoli perché consente di accogliere donne maltrattate, di fare un'accoglienza immediata proprio nel momento in cui arrivano ed è molto interessante il fatto che dicono appunto che parlano di relazioni, no? Quindi che viene non solo accolta la donna proprio per il primo soccorso, ma che gli si costruisca poi una rete per consentire poi di non sentirsi sola. L'intervento al centro di un convegno promosso nella sala della loggia del Maschio Angioino prevede una serie di attività finalizzate inoltre all'affermazione dell'autonomia delle utenti. Al supporto psicologico e legale si affiancano programmi di accompagnamento ai servizi e inserimento lavorativo, di sostegno alla genitorialità e per la ricerca di un'abitazione. Casa Fiorinda dal 2011 ad oggi ha accolto e messo in protezione più di 150 donne sole o con i loro figli minori. Il lavoro sulla tematica della violenza di genere è un lavoro in primis culturale, perché sappiamo bene che la violenza non è patologia, non è emergenza, bensì è un fenomeno strutturale ed endemico di questa società. Quindi il lavoro che svolgiamo come operatrici all'interno della casa di accoglienza non è solo quello di offrire protezione, assistenza, ma è anche e soprattutto un lavoro di affiancamento delle donne in un percorso di empowerment, di emancipazione e di reinserimento nel mondo con maggiore forza e libere dalla violenza.